Salve a tutti ragazzi, io sono Maruco e benvenuti in un nuovo video sul canale. Tornano gli Home Tour, la rubrica in cui vediamo le vostre creazioni che caricate nella galleria e i vostri lotti su The Sims 4. Prima di lasciare il video ragazzi, vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e farmi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Detto questo vi lascio il video e buona visione. Quindi ragazzi, si torna nel nostro home tour e guardate un po' quante case stiamo vedendo. In effetti ho deciso di non eliminarle per vedere di riempire tutto il quartiere con le vostre build. Oggi ragazzi vedremo altre tre nuove case. Abbiamo infatti la vedetta di Glimmerbrook, abbiamo la casa di Morgin, molto molto particolare, e abbiamo anche la Modern Luxury House. Direi che vediamo per prima questa, fatta da Martina G 9898. Beh, direi che cominciamo subito. Ragazzi, come sempre, ciaone griglia e visuale panoramica della nostra casa moderna, Modern Luxury House. Voglio ricordarmi un po', 290.000 simoleon, ammazza ammazza. Vediamo subito com'è la nostra casa. Intanto abbiamo una bella macchinina, quella per ciao poveri, qua in ingresso. Noto davvero la particolarità della casa, hai utilizzato tantissimo queste strutture di legno. E qua ragazzi, davanti alla casa, nella parte anteriore, abbiamo dei bambù. Abbiamo però una sorta di salita con le luci messe sulle scale, ragazzi. Pensate quanta roba. Davvero, ragazzi, notare la scalinata fatta in questo modo. Hai utilizzato le scale per creare un piccolo giardino che va a scendere. Le scale e soprattutto le luci in questo modo. Qua c'è una seduta, qua ci sono anche degli ottomani dove ci si può sedere. Qua invece, ragazzi, abbiamo l'ingresso. Qua vedo già da questa parte dei tetti trasparenti, la cosa mi piace. E vedo anche la possibilità per i nostri sim di sedersi con delle sedute di lusso, con dei puff quadrati e anche col tavolino con le fiamme finte. Molto bello, molto bello. Vedo però che il nostro giardino percorre tutta la casa, quindi... certo, che fai? Non ce la metti la piscina per questi poveri, poveri sim? Eccoli qua, ragazzi, abbiamo tutta una passerella con delle piante che ci conduce alla zona barbecue, bella bella buildata e soprattutto bella bella ricca. E qua abbiamo anche il tavolo con 6 sedute. Da qua abbiamo altre scale che ci conducono alla vasca idromassaggio per ciao poverelli, a delle sedute dove i nostri sim possono giustamente abbronzarsi. E qua abbiamo anche il dettaglio degli asciugamani sulla nostra sdraio, carina questa cosa. Abbiamo poi una piscina che sembra piccola ma non lo è, contornata dalle siepi. E ragazzi, questa casa poi prende anche in considerazione diversi colori che la rendono molto moderna. Notare anche il piccolo balconcino che abbiamo qua, le siepi in questo punto, abbiamo il balcone che abbiamo visto prima. Insomma, ce n'è per tutti i gusti, quindi direi che cominciamo a vedere l'interno. Partiamo quindi ragazzi dall'ingresso. Ingresso fatto con questo tavolo che hai giustamente ottenuto mischiando e meshando col Move Object. Due tavoli bassi, carina questa roba, specchio gigante, due poltrone sul nero, scala che va al secondo piano e porta abiti. Qua però abbiamo una sorta di open space, infatti davanti a noi abbiamo un tavolino con minimal e questa cosa mi piace, questo effetto minimal. Laggiù vedo qualcosa di strano, ma prima voglio vedere questa porta che ci conduce al primo bagno, ragazzi. Abbiamo un bagno, doppio lavabo, moderno, tantissime cose belle. Abbiamo dei dettaglietti sui mobili, quindi un lavoro di spostamento in realtà degli oggetti con Move Object e anche di ridimensionamento sospetto. Abbiamo la doccia, abbiamo il nostro bel accappatoio, abbiamo anche il cestino per i panni sporchi, abbiamo tantissime decorazioni, WC. Questa parte in realtà è nera e devo dire anche i quadri con lo spazio, molto moderna, mi piace. Qua poi abbiamo una scritta qua sopra che ci dice, ehi guarda all'interno di questa stanza, si intravedono dalle vetrate tante sedute e una sala da pranzo. Infatti è così ragazzi, una sala da pranzo che si apre con una vetrata gigante con le scale che ci conducono al giardino che abbiamo visto prima. Teschi del Dia de los Muertos, tantissime pallette di quelle con la neve, una libreria. Qua invece abbiamo il nostro camino ultramoderno, maxi schermo, appunto sala da pranzo. Da questa parte abbiamo anche la cucina fatta in questo modo gigante, nera, bella, ricca di dettagli, dalle bottiglie qua ai quadri, a tutti gli oggetti sui banconi e l'isola centrale bellissima. Ragazzi, una cucina di tutto rispetto e anche la possibilità di uscire sulla nostra passerella che ci conduce al nostro bel giardino. Noto però ora di aver
dimenticato di far vedere la postazione per la pittura e anche per i massaggi. Davvero non si fanno mancare nulla. E questa camera, ragazzi, è davvero bellissima. Notare come è buildata bene, c'è tutto per i nostri sim. E però a questo punto sono curioso. Scale che ci conducono in una zona. Una zona bella bella. Maxi schermo anche qua, tablet, il divano angolare buildato da te, diversi tavolini, librerie. Poi invece abbiamo un bar qua sotto. E beh, che va sulla strada con le vetrate. Qua abbiamo anche un piccolo studiolo con il PC. Ragazzi, di cosa stiamo parlando? È bellissimo notare anche il nero, il grigio delle pareti, gli sticker. Ragazzi, è spettacolare questa zona. Credo di aver visto tutto il primo piano. E allora sapete che c'è. Andiamo al secondo. Secondo piano, bello tosto. Perché anche qua, ragazzi, abbiamo tante foto di sim. Una casa vissuta. Vedo. Tanto spazio, mi piace. Tutti gli oggettini, ragazzi, predisposti su tutte le superfici. Anche sul muro a mezza altezza. La pianola. Quindi, tante abilità per noi. Delle lettere. Il nostro specchio, la nostra, diciamo, cassettiera qua all'ingresso, il divanetto per ricchi. E ragazzi, un sacco di porte. Qua però c'è qualcosa che va a open space, quindi in realtà c'è qualcosa che va da questa parte. Quindi queste librerie molto molto moderne, un divano moderno, tanti libri per noi. E qua c'è anche una fontana moderna, doppia porta. Voglio vedere quante porte ci sono. Ben una, due e tre, ragazzi, quattro, scherzavo. Partiamo da questa che ci conduce a un bagno gigante, giganterrimo, fatto da vasca. Notare la modernità, doccia, doppio lavabo, tantissimi oggetti, poltrona con dettagli sopra. Ragazzi, è davvero bellissimo questo bagno. Ora, non vorrei dire, ma sospetto che il WC si trovasse da queste parti perché non lo vedo e magari è stato buggato dalla modalità debug o comunque dal fatto che ho preso il lotto dalla galleria, fammi sapere. Però è davvero molto bello il bagno. Qua invece abbiamo da questa parte un'altra porta che ci conduce alla camera padronale con divano ai piedi del letto. Gigante, bellissima, molto montariosa, maxi schermo, abilità di chitarra a portata di mano, poltrona con i nostri inserti là sopra, specchio bellissimo, notare anche i mobiletti, il quadro gigante che mi piace un sacco, armadio a muro in questo modo, fatto in questo modo sul nero, e anche studio col PC. Davvero c'è tutto quello che serve per i nostri sim. Davvero bellissima questa zona, abbiamo da qua l'uscita verso il balconcino che abbiamo visto prima, davvero molto molto bello. E voglio vedere però da questa parte, abbiamo preso questa porta, abbiamo preso questa, andiamo su quest'altra zona. E qua tu hai The Sims 3, perché vedo che hai potuto riscattare il plan bobino di The Sims 3. E questa zona però, ok, è una camera per ragazzi, buildata in maniera strana e mi piace molto, molto moderna. Perché qua come vedete si dorme, abbiamo però tutti gli oggetti, anche i progetti scolastici, anche impilati fra loro. Ma qua abbiamo una zona gaming di tutto rispetto, bellissima, con questi puff. E notare anche i dettagli che hai messo qua negli armadi e anche la scarpiera, bellissima. E qua invece abbiamo bella zona ciaone proprio, col Mac, il portatile, il tablet, insomma c'è tutto. In realtà questa è la tavoletta grafica, doppio zaino perché è di due ragazzi, il nostro armadio a muro e tantissime decorazioni alla parete. Davvero molto molto bella anche questa camera con questa lone verde dato dal plan bob di Sims 3. Carina. Qui però ragazzi c'è una doppia porta che ci conduce a una zona bebè toddler, inaspettata, con dei colori sicuramente meno, diciamo, moderni, nel senso che non c'è il nero predominante, ma anzi, essendo una camera legata a bebè e toddler, devo dire che ho utilizzato in maniera perfetta tutti gli oggetti, un bianco candido, direi che ci sta, però hai arricchito tutte le pareti con gli sticker e le lampadine. Notare questo blu bellissimo che si va a sposare benissimo con il letto per il toddler e anche per la postazione per neonato. E devo dire mi piace molto. Notare anche il ridimensionamento dei piccoli peluche messi in questo modo, le lampade, il divisorio che ci porta a un armadio a muro. E qua nel divisorio hai messo un accappatoio appeso, diciamo dei piccoli asciugamani appesi e anche delle cose a terra. Davvero ragazzi, bellissima anche questa zona. Non so che dire, come sempre ragazzi mi stupite un sacco, siete fenomenali nelle vostre build. Credo che questo fosse però l'ultimo piano, voglio vedere, avere la conferma, sì.
Però ragazzi, qua in questa zona possiamo anche godere della luce del sole. E che dire, io non posso fare altro se non ringraziarti per aver condiviso con noi questa casa che è bellissima. Ti faccio i complimenti e andiamo alla prossima. Va ragazzi, alla prossima. Vedetta di Glimmerbrook, stavolta buildata da Pietro Tolaini. Quindi direi che possiamo vederla subito. Filtro giorno per noi e ciaone griglia. Vedetta di Glimmerbrook, quindi mi aspetto, e credo proprio sia così, una casa magica. Notare come ha utilizzato e hai utilizzato, e mi piace molto, intanto la possibilità di avere dei balconcini qua da queste parti, speculari, molto carini, e poi tutte le piante e, diciamo, le siepi nella parete. Mi piacciono molto le piante, molto molto bianco, mi piace il vialetto come è stato creato, anche notare un po' di lavoro legato alle diverse texture del terreno, mi piace molto, i fiori sono assolutamente dei colori predominanti della magia. Voglio vedere, perché ho già intravisto una zona posteriore data da tantissime siepi e anche con gli animali, mi piace. Barbecue, piscina per toddler, quindi familiare, sdraio per prendere il sole e anche gonfiabili in questa piscina che, devo dire, è bella bella grande. E qua ragazzi poi abbiamo anche le finestre di Regno della Magia, insomma, ora c'è da scoprire com'è l'interno. L'interno ragazzi si apre in un ingresso rossiccio e mi piace, porta ombrelli, scarpiere messe in questo modo per move object, porta, diciamo, porta indumenti e anche i nostri mandarini cinesi. E due porte speculari, vediamo un po' cosa sono. Camera da toddler così, subito. Camera da toddler con doppia scrivania, diciamo per bambino e bambina. Notare anche i mobiletti, notare i piccoli dettaglietti, tantissime finestre, ok, librerie. E qua però c'è una scala, qua, molto moderna, che devo capire dove ci porta. A un soppalco dato da letti per bambini. Urca, urchella, urchissima. Questa non me l'aspettavo. Tanta roba, anche perché va a affacciarsi nella zona, diciamo, disimpegno del secondo piano che vediamo dopo, perché questa è la scala di riferimento. Quindi, molto particolare. E ci sta, ragazzi, è magica, quindi ci sta un sacco. Da questa parte, invece, dall'altra parte, abbiamo un bagno buildato benissimo, perché sto già vedendo gli oggetti sollevati con Move Object. I nostri inserti di Regno della Magia, quindi VC, doppio VC per toddler, ci sta tutto. Diversi oggetti come il porta spazzolini, lo specchio, l'asciugamano, la nostra vasca, la doccia messa in questo modo, delle candele. Abbiamo anche la cesta, quindi c'è davvero tutto, doppio mobiletto. Davvero ragazzi, tanta roba. E poi arco. Arco che si apre nella scala che ci conduce al secondo piano. Notare quanto è complicata questa scala. Ma di base un open space. Un open space dato da salotto con tante tante postazioni, il maxi schermo e anche le nostre illuminazioni. Qua invece di fianco c'è la nostra zona pranzo con bar annesso e anche la possibilità di avere degli animali a casa. Qua invece abbiamo il camino, sempre di Regno della Magia, e qua davanti a noi abbiamo la cucina. Molto particolare, notare che ha incastrato il nuovo, diciamo, lavandino del game pack della magia. E c'è tutto ragazzi, dai fornelli, alla lavastoviglie, al microonde, tantissimi dettaglietti, il nostro piccolo bancone dove si può far colazione, c'è davvero tutto. E da questa parte ragazzi c'è la porta che ci conduce giustamente al giardino posteriore. Ma la scala dove ci conduce a questo punto? Sono curiosissimo e vediamo. La scala, ragazzi, ci conduce al disimpegno, dalla quale si vede appunto la zona dei bambini, e questa cosa è particolarissima. Vedo però che di qua abbiamo una prima porta con la camera padronale, con tutti gli oggetti di Regno della Magia, quindi la nostra bella cassettiera alta che mi piace un sacco, l'armadio a muro, cassettiera da questa parte, qua abbiamo una porta che ci conduce al bagno padronale di questa stanza, doppio lavello, e qua abbiamo anche toni del blu, abbiamo il nostro WC, abbiamo la vasca, abbiamo la doccia, insomma c'è tutto quello che serve, abbiamo tutte le cose che servono in un bagno, notare i colori blu. E qua invece c'è la porta che ci conduce alla porta che ci conduce fuori. Immagino che dall'altra parte, esatto, ci sia da questa parte la possibilità di raggiungerla, però credo che sarebbe stato forse funzionale mettere la porta da questa parte. Immagino tu non l'abbia fatto per una questione di simmetria, non lo so.
Però in questo modo, oppure magari sarà buggata, non è dato saperlo, però in questo modo si può anche raggiungere questo balconcino. Ci sta tutto. Ora, davanti a noi però abbiamo altre cose, altre porte. La prima ci conduce in uno studio, PC, doppio cristallo, libreria di Regno della Magia e anche bancone del podio. Mi piace questa cosa. E ovviamente anche la possibilità di giocare a scacchi. Ci sta tutto per quanto riguarda lo studiolo. Notare anche tutti i quadri, la carta da parati, anche i fiori, mi piacciono. E qua abbiamo un'altra camera padronale, stavolta con diversi colori, doppio tavolino con doppio cristallo, anche qua ragazzi il nostro armadio, l'armadio di Regno della Magia, il nostro specchietto. Qua invece abbiamo la possibilità di raggiungere quest'altro balconcino e soprattutto da questa parte bagno padronale di questa camera. Con i toni più accesi e più forti rispetto a questo, quindi in realtà un blu più intenso, gli inserti in realtà i sanitari neri e non bianchi. E anche qua ragazzi c'è tutto quello che serve: doppio lavello, WC, vasca, doccia. Insomma hanno tutto quello che serve. E credo proprio che non ci sia un piano superiore. Me ne accerto, no. Però notare anche la particolarità del tetto con questi inserti che ha utilizzato per renderlo più ricco e le finestre messe così, devo dire mi piacciono e danno più texture. E devo dire che anche questa casa è davvero spettacolare. Mi piace molto perché può davvero includere al suo interno una famiglia di incantatori. Detto questo però passiamo all'ultima casa di oggi. Ti ringrazio per averla condivisa e ti faccio i complimenti e si va avanti. Ragazzi, ultima casa è la casa di Morgin. Quindi partendo dal Sim, ovviamente protagonista di Regno della Magia, Raffaella Sim ci fa vedere la sua eventuale dimora. Quindi sono molto curioso e andiamo a vederla. E il mio caro Morgin dove vive? Beh, lo vediamo subito. Intanto da una bella panoramica della casa. Su tre piani è una casa molto particolare. E ovviamente poi togliamo anche la griglia. Notavo già da subito che tu hai usato anche delle collinette, quindi hai usato anche l'editor del terreno. Mi piace molto. Qua abbiamo una zona barbecue dove si può mangiare, in mezzo alle piante, molto verde, addirittura le mele ai piedi dell'albero di mele, ragazzi. Per farvi capire i dettaglietti, quelli belli. E poi abbiamo le rocce, abbiamo comunque gli alberi in una posizione sopraelevata. Qua dietro abbiamo solo la continuazione da questa parte di un piccolo giardino. Qua c'è una porta che non so se avesse la scala, immagino di sì, ma potrebbe essere sparita visto che ho scaricato il lotto. Qua però vedo delle zone con il tetto molto molto particolare e qua intravedo una camera da letto, ma non voglio spoilerarmi troppo. Qua però addirittura c'è un ingresso da questa parte con le nuove scale, un'armatura che ci dice «Ehi, passate di qua perché qua si coltivano delle robe». Ragazzi, abbiamo una serra qua dentro casa. Questa casa è particolare. Qua vedo un altro piccolo balconcino con la possibilità di avere delle piante, le nuove fioriere. Qua invece abbiamo una seduta. Davvero, ragazzi, non vedo l'ora di vedere l'interno, quindi procediamo. Interno, ragazzi, che si raggiunge con l'ingresso dato da un open space. Un open space molto particolare. Intanto notare i colori sul rossiccio che un po' mi ricordano Morgin. Devo dire, ci stanno. Pianoforte in ingresso, tanti dettagli ragazzi, le finestre nuove, qua invece abbiamo uno studio, quindi qua abbiamo una scrivania, abbiamo tanti oggetti alle pareti, un piccolo divanetto, qua invece abbiamo la cucina che è particolarissima con delle forme stranissime, molto belle, notare i dettagli, il ridimensionamento di piante e tutti gli oggetti, perché in questa casa davvero c'è tutto, guardate c'è anche il bar nella zona cucina. Abbiamo il nostro forno a microonde, piuttosto che il nostro lavabo, piuttosto che la nostra lavastoviglie, la cucina e il frigo di Regno della Magia, molto belli. E qua ragazzi però si apre su un'altra zona dove vedo la possibilità per i nostri sim di Urca, di avere questa roba qua che è bellissima, davvero bellissima. Quindi dei divisori con delle piante che vanno un po' a mischiarsi, una zona verde dove il nostro sim può prendere i libri, leggere i tomi e studiare gli incantesimi in queste sedute, la possibilità però di dipingere, infatti ci sono un sacco di quadri, un sacco di cose molto molto medievali e qua invece abbiamo una porta che ci conduce al bagno. Ragazzi, ma che bagno è? Ragazzi, abbiamo il viola ripreso dal viola del camino finto, quello che si può accendere, il tavolino basso, vasca da bagno nera, WC, doccia. Ragazzi, i colori sono spettacolari. Qua invece abbiamo ovviamente il lavabo che è quello di Regno della Magia, ma un bel mobile, bello sostenuto, anche pieno di dettagli, doppio specchio, mi piace questa cosa. Ragazzi, è bellissimo questo bagno.
faccio i complimenti. Mi piace molto come hai utilizzato le piante per il nostro Morgin, anche perché sappiamo tutti che le piante sono fondamentali per le pozioni, quindi ci sta molto, è molto realistico a livello di lore e soprattutto di contenuti, perché riprende molto il regno della magia. Qua addirittura, per farvi capire, avete messo anche delle fioriere e un quadro in questa zona morta. Davvero hai buildato qualsiasi angolo e da qua però si va al secondo piano. E visto che credo di aver visto tutto quello che c'era da vedere, tranne questa stanza un po' segretella con le pozioni e immagino qua il calderone, quindi sì, suppongo che da questa parte si raggiungesse con delle scale questa stanza piena di pozioni. Mi piace che sia staccata e dislocata dalla casa. Abbiamo visto tutto, ragazzi, direi che possiamo andare al secondo piano. Secondo piano per noi, che ci conduce in un'area particolare, molto particolare, una sala da pranzo qua al secondo piano, divano, tavolo basso, mega schermo, guardate un po' il camino. E qua invece abbiamo tutte le cose, addirittura qua abbiamo l'ingresso dal quale siamo arrivati, ma scale che ci portano a un ennesimo piano. Qua invece c'è una porta che ci conduce a una camera per ragazzi. Camera per ragazzi data da letto, sempre di Regno della Magia, tanti quadri, tante cose belle, la scrivania col PC ultramoderno ci sta, e tutte le possibilità per un ragazzo, ovvero la possibilità di disegnare, di giocare con le bambole, ci sono anche le librerie, ci sono tante decorazioni alla parete, abbiamo anche il cagnolino, e qua ragazzi abbiamo il balconcino che abbiamo visto prima. Quindi una sorta di corridoio, molto particolare questa stanza perché si sviluppa in lunghezza, mi piace. Qua invece ragazzi abbiamo un piccolo bagnetto per il secondo piano, dove però non manca nulla, lavabo, PC, doccia e luci di circostanza. Mi piace, mi piacciono anche molti colori. Qua invece ragazzi c'è una zona assurda, la serra al secondo piano, quindi una zona in realtà all'aperto, molto carina questa roba, davvero complimenti, mi piace molto questa zona. E credo di aver visto tutto, tranne l'ultima camera che si trova al piano superiore. Ovviamente ragazzi qua possiamo anche uscire all'esterno grazie a questa porta che ci riconduce alle scale belle belle toste, devo dire bella forma, che ci portano all'esterno. E credo di aver intravisto la camera padronale del nostro Morgin, esatto, che si trova in cima alla sua struttura. Quindi il tavolino, la nostra, diciamo, cassettiera alta, il letto ovviamente dei colori del nostro Morgin. Qua abbiamo anche una specchiera, qua invece abbiamo una porta che ci conduce con un piccolo angolino alla zona calderone. E beh ragazzi, e beh, fa molto molto Hogwarts questa zona, quindi è assolutamente mischiata bene nel contesto. Complimenti, questa casa mi piace tantissimo, particolare, molto molto magica, strana al punto giusto perché deve essere così. E complimenti per aver incastrato dei dettagli in modi particolari e diversi, perché danno quell'alone di mistero e magia e danno quella stranezza che contraddistingue comunque qualcosa di sovrannaturale come la magia stessa. Quindi devo dire che sei stata molto molto nel contesto e mi piace molto questa casa, quindi ancora una volta ti ringrazio per averla condivisa, ringrazio tutti i ragazzi perché anche oggi abbiamo visto tre case spettacolari. Quindi ragazzi, anche per questo video ci fermiamo così. Io tengo a ringraziare i partecipanti del video, ovvero voi che create i vostri lotti e li condividete con me nella galleria. Davvero grazie mille e complimenti. E a questo punto vi dico però che per questo video ci fermiamo così. Io spero che vi sia piaciuto e vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto. Se vi va, vi invito a lasciare un mi piace. Vi ricordo anche che qua a schermo trovate i due canali dove potete iscrivervi anche al video precedente. Io come sempre vi do appuntamento al prossimo e vi dico ciao a tutti!